guerra, oltre ad essere raccontata, va anche capita. Per farlo siamo saliti ai 1776 metri di Cima Grappa, dove è stato edificato un meraviglioso sacrario. Alla fine della Grande Guerra, non soltanto vicino ai campi di battaglia e agli ospedali da campo, ma anche vicino ai paesi della Sinistra Piave, c'erano tanti cimiteri, cimiteri che ospitavano le spoglie di tantissimi caduti. Negli anni 20 e 30 fu presa una decisione importantissima. Le salme furono trasportate in sacrari, in luoghi dove potevano riposare tutte insieme. Alle mie spalle è il Sacrario del Grappa. È un meraviglioso sacrario edificato nel 1935 sul progetto di Giovanni Greppi e di Giannino Castiglioni. Ospita ben 12.615 salme di soldati, di cui 10.332 sono militi ignoti. In questo luogo riposano le spoglie dei caduti della gloriosa Quarta Armata e del loro comandante, il maresciallo d'Italia, Gaetano Giardino, che prima di morire espresse il desiderio di essere seppellito qui, tra quelli che lui chiamava i suoi soldatini, con amore paterno. In sei mesi, la gloriosa Quarta Armata combatté due grandi battaglie. A giugno, la battaglia del Sostizio, breve, intensa, vittoriosa, dove le strategie del Giardino sono risultate risolutive per la vittoria. E fu Giardino, nel 24 aprile 1918, a scegliere il nome per la Quarta Armata, l'Armata del Grappa. A ottobre, la Quarta Armata combatté la sua battaglia offensiva, la battaglia finale, la battaglia di Vittorio Veneto, in cui persero la vita 25.000 soldati, 25.000 persone. Fu una battaglia dura, fu una battaglia lunga e sanguinosa. La battaglia in cui la Quarta Armata si batté con sacrificio di sé per la vittoria di tutti. L'osservatorio, che è stato ricavato sopra Portale Roma, regala un ampio panorama e consente di individuare i punti di maggiore interesse storico mediante l'ausilio di una planimetria in bronzo. Ci troviamo a nord-est di Portale Roma. Alle nostre spalle sono state riunite le spoglie di 10.295 soldati austro-ungarici. Siamo lungo la statale Feltrina, precisamente nel comune di Pederoba. Qui alle mie spalle, questa enorme muraglia è il Sacrario francese. Ci troviamo vicino al Piave e non lontano dal Monte Tomba. Questa è la storia che oggi vi andremo a raccontare. La grande muraglia alle nostre spalle simboleggia l'avanzata del nemico che è stata arrestata con grande sacrificio dei soldati. Questo monumento conserva le spoglie di 1.000 soldati francesi facente parte della 37ª divisione che ha combattuto per la riconquista del Monte Tomba e successivamente nella battaglia del Sostizio e nella battaglia finale. Le due statue antistanti la muraglia rappresentano la madre patria Italia e la madre patria francese che tengono tra le braccia il caduto francese. Il Sacrario francese di Pederoba fu inaugurato il 27 giugno del 1937 sul progetto dell'architetto francese Camille Montagnier. Però c'è un aneddoto molto bello da raccontare. Lo stesso giorno, a migliaia di chilometri di distanza in Francia, venne inaugurato un altro cimitero, un altro sacrario, dedicato stavolta ai soldati italiani caduti sul fronte francese.
anche questa è una bella storia da raccontare della Grande Guerra. Tra il 1917 e il 1918 l'esercito francese fornì al contingente italiano 130.000 uomini che furono fondamentali per la buona riuscita della guerra. In conto dell'aiuto offerto dagli alleati al nostro esercito dopo Caporetto, gli italiani inviarono in Francia il secondo corpo d'armata, due divisioni suddivise in quattro brigate. Purtroppo, subito, già nei primi sei mesi, subimmo gravissime perdite. Più di 4.300 furono i morti, più di 6.300 i feriti. Il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi della Grande Guerra ci porta a Follina, poco distanti dall'abbazia. Qui si trova il cimitero austro-ungarico. Dopo la ritirata da Caporetto delle truppe italiane e l'occupazione della parte sinistra del Piave e delle zone di Follina, fu istituito qui, presso l'ex lanificio Andretta, l'ospedale da campo 1505, Feldspital, da parte delle truppe austro-ungariche. Alle mie spalle la costruzione originale dell'ex lanificio Andretta, che fu requisito per farci appunto un ospedale da campo. Attualmente è la casa di riposo San Giuseppe. Qui trovano sepoltura circa 800 soldati di varie nazionalità, caduti tra il novembre del 1917 e l'ottobre del 1918. Le bandiere rappresentano le varie nazionalità dei soldati caduti. Alle origini il cimitero partiva dal muro di cinta dell'attuale cimitero e occupava tutta quest'area. Negli anni 20 fu costruito il muro di cinta che vedete alle mie spalle. Nel 1943, a causa dei troppi costi di gestione, Onor Caduti decide di chiudere i piccoli sacrari, traslando le salme. Nel 2000 però c'è una svolta. Un follinese scrive una lettera all'Azione, dicendo che non vuol morire con un peso nello stomaco, perché qui, in questo cimitero, ci sono ancora dei resti di soldati austro-ungarici. Nel 2004 il comune decise di ampliare il cimitero. L'allora sindaco Marcello Tomasi però ne approfitta, vuole vederci chiaro e decide dei sondaggi per capire se veramente questi resti dei soldati ci sono ancora. Gli alpini di Follina, seguiti dalle autorità, eseguono i lavori di riesumazione e 77 salme vengono riportate alla luce. Ai lati del monumento sono poste le lapidi originali del cimitero. Alle mie spalle l'ingresso originario del cimitero austro-ungarico di Follina. La scritta richiama il doloroso passato e auspica un futuro di rinnovata fratellanza. Thank you.